Abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià. È l'unica cosa che si può fare per provare a aggredire un pezzetto di questo muro di gomma che viene continuamente, come si dice, riprodotto e che è eretto e reso sempre più gommoso, che separa una percezione comune di stufaggine, di voglia di cambiamento, che da una parte rimbalza su questo muro di gomma e dall'altra rimbalza nell'assenza di una capacità, di un'opposizione in questo paese di farlo diventare un discorso politico condiviso. Qualche mese fa il 57% dei nostri concittadini siamo andati a votare per fare sul nucleare, per fare un discorso collettivo sui beni comuni. In questo paese in cui le percentuali vengono dette, reiterate, vi ricordate il Presidente del Consiglio, il mio gradimento, eccetera, eccetera, quel 57% era un 57% vero, contato ai seggi. Ha dato un segnale forte, non c'è stato nessuno che se ne sia fatto carico, che lo abbia preso, che l'abbia trasformato in decisione politica. Forse il fallimento dichiarato della politica della sinistra, forse Pisapia ha vinto a Milano, io sono di Milano perché per fortuna i partiti della sinistra erano deboli, non hanno potuto ostacolarlo più di tanto, e l'unico modo è quello di ricominciare con questa cosa che si chiama degli indignados o del riprendersi uno spazio comune. Un altro spazio comune è quello dell'informazione, che è un bene comune, insomma. E speriamo. Abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià.